Ehi la ciurma, io sono Mercedes e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. È passato ancora parecchio tempo, voi direte, perché questo qua c'è sempre la stessa maglia? In realtà è il paio che mi metto perché fa ancora un freddo sti giorni qua mentre sto registrando questi episodi che un po' prima di quando escono, però mi sto portando un po' avanti per garantire la puntualità di 3 episodi a settimana. E nulla, però va bene. Tranne il fatto che non mi ricordo più di cosa ci stessimo occupando. Suppongo che dovessimo fare questo evento qua perché siamo qua davanti e non l'abbiamo fatto. Tra l'altro, poi qua mi sembra di aver visto che no, che c'è tipo un altro evento là sopra, forse. Che non abbiamo visto. Stavo girando in realtà un po' a caso tra le pagine degli achievement di Steam. E mi pare di ricordare, forse, se non dico cavolate, che qua c'è qualcosa che ci siamo persi. Comunque, adesso facciamo questo e poi abbiamo ancora un sacco di robe da fare. Il territorio delle Amazzoni. No, la tomba l'abbiamo fatta. L'evento qua. La nave qua. Tutta la zona del vulcano. Per cui, boh. C'è ancora un po' di episodi, ci sono. Secondo gli abitanti dei numerosi piccoli insediamenti nelle valli di queste montagne, una delle vette più imponenti ospita l'antico tempio di Quetzalcoatl. Chiunque sia abbastanza devoto da raggiungere il tempio e sacrificare le sue ricchezze al serpente piumato sarà ricompensato con indicibili fortune. Segui le indicazioni dei nativi e arrivi a una lunga scalinata che sale contorta fino a una grande piramide sulla vetta di una montagna. Salendo le scale che portano in cima al tempio, tu e i tuoi uomini entrate in una sala colma di tutti i tesori e manufatti che i pellegrini hanno donato a Quetzalcoatl nel corso dei secoli. Ora hai di fronte una scelta: rivendicare il possesso di tutti i preziosi nel nome di Re Carlo e portarli con te in Spagna, con il rischio di offendere profondamente gli dèi, oppure lasciare tutti i tuoi preziosi qui come offerta a Quetzalcoatl. Come tutti i miei preziosi, c'ho un botto di soldi? Felice di aver scoperto un luogo che senza dubbio merita di essere conosciuto, documenti gli elementi architettonici e le incisioni del tempio e torni da dove sei venuto per continuare il tuo viaggio. No, lo facciamo un altro momento, sta roba qua, siamo pienissimi di soldi. Oh, andiamo al territorio delle Amazzoni, facciamo. Che giro lungo incredibile fa. Ok, ah, c'è un cadavere qua? Non me lo ricordo quello. Qua ci siamo andati invece, rovine Toltec, non mi sa che non siamo neanche andati là. Niente, abbiamo un sacco di roba da fare, ragazzi, quindi mettetevi comodi che qua di episodi ce n'è ancora da far uscire. Alla grande, proprio. Come siamo messi qua? Allora, di razioni ne abbiamo un numero. 47, che cosa che avevo trovato ieri? Ah, c'era l'evento forse strano. Cioè, ieri. Sì, vabbè, ieri nel gioco, non ieri. Conserva 33, è tantissimo. Devo mettere tutti per conservare 33 praticamente. Poi non facciamo più nulla. 10, 20. 33. Abbiamo comunque un caccia 68. Dai, qualcosa possiamo recuperarlo magari. 14 unità di caccia. Ma è fichi. Cioè, niente, abbiamo svoltato. Oh, oggi è giorno fortunato. Buono, buono, ottimo direi. Oh, ottimo direi. Allora, no, questo era il signor Pattuglia. Questo lo mandiamo di nuovo a caccia. Questo lo mandiamo di nuovo a caccia. Questo lo mandiamo di nuovo a caccia. Le razioni, abbiamo carne per tutti e siamo a posto così. Buono. Solo 6 di carne abbiamo trovato. Vabbè, dai, comunque non possiamo lamentarci. Abbiamo fatto 33 provviste. Anche se fa strano, quando avevamo il 68% abbiamo fatto 48 provviste, adesso che abbiamo il 600.000 milioni, abbiamo fatto 6, vabbè. 3 unità di corda, sempre corda, che vabbè, qua non è che me ne freghi particolarmente, niente, siamo a posto. Sì, consumiamo 6 unità di con caccia al 95%, vabbè. 8 unità di metallo, 17 di carne, ok, dai, 17 è più onesto. Che giro fa? Aspetta. Prendi sta cassa che magari c'è dell'olio. 2 di corda. Perché sempre corda? Non lo so. E poi converrebbe anche che tornassi su. Magari tra questo episodio e il prossimo torno su a depositare i tesori. Perché qua abbiamo un fracco di tesori e.
Amazzone morto, ti imbatti nel cadavere di una guerriera Amazzone che è rivelata di frecce azteche. A giudicare dai segni di corpi trascinati sembra che da sola abbia teso un'imboscata a un gruppo di guerrieri aztechi durante l'attacco Tenochtitlan e ne abbia uccisi due per poi co soccombere alle sue stesse ferite. Io le darei una sepoltura cristiana come ho fatto con l'altro. Gli spagnoli hanno vinto morale. Ordine ai servitori di seppellire la donna in una semplice bara di legno e di segnalare la tomba con una croce di legno assemblata in tutta fretta. Ok. Non so se conviene andare qua. Sì, dai, facciamo qualcosa mentre siamo ancora nell'episodio e poi off camera vado su a portare e depositare tutti i tesori. Usciamo un attimo dalla strada, magari prima che finisca il giorno. Ok. Allora, un'unità di carne a tutti e ne avanzano comunque tre. Chi è che ho che ha tre? Forse c'era il ragazzino qua, no? Questo fa due. Vabbè, mettiamo allora il no strocchi intero, sì che è il signor pattugliatore. No, no, sì. Quintero. Che questo caccia. Vadi. Ok, meglio che niente. Ma questo cos'è? Dopo devo guardare, sarà un sepolcro probabilmente. L'avevamo già visto che cos'era. Si è glitchato tutto fortissimo. Ok, no, niente. Ma c'erano due stati qua? Mi sa di sì a sto punto. Non vedo nessuna segnalazione di niente. Ok, sono stupido e mi sono dimenticato che c'erano due stati. Vabbè, capita. Oh. Che ci volete fare? Ah, ma ci si arriva anche da su. Forse abbiamo fatto il giro da su in qualche modo. Boh. Allora, direi andiamo qua al villaggio Totonaco là sopra. E poi proviamo a vedere quell'altro evento che ho visto su in cima. Così poi sono vicino a lasciare tutti i tesori. Allora, tutorna di pattuglia, razioni. Non ne abbiamo più granché, ma almeno abbiamo. Grande la pattuglia che ho trovato 6 razioni. Top, top, top. Quando sembra che tutto vada male, invece poi. Qua, cioè, ti fermi proprio qua davanti. Allora non è che posso rifiutare, diciamo. Anche questo qua sotto era un sepolcro, vero? Ah no, un altro cadavere, scusami. Eh beh, ci torniamo poi in un altro momento. Tanto torniamo indietro sopra, direi, gli dai una sepoltura cristiana, ok, i tuoi spagnoli guadagnano morale. Non voglio andare là a raccogliere quell'olio, che di sicuro sarà olio, visto che... consenti ai negri di passare. Che me frega a me, perché devo andare a cercarmi le grane. Adesso che abbiamo conquistato tutto, poi... Lasciali morire in pace. Che poi in realtà avrei potuto anche picchiarli, perché siamo in formissima, ma... Allora, carne per tutti e mi avanzano comunque 16. Non ne ho uno da 6, mi pare. Potrei fare 9-8 che sono 17. Vai. Buono, dai. 9 di carne, 9 di metallo, ci sta. Ah no, c'era un mailino là sopra, vabbè. Dai, questa prendiamola. E di sicuro sarà corda. 3, 2, 1. Vabbè, metallo, è lo stesso che abbiamo trovato stanotte, ma vabbè. È un posto ricco di metallo. È di metallo. C'è troppi capelli. Niente, ci accampiamo pure sulla strada, ormai qua. Esplora caverne vicine, ma chi se ne frega del metallo? Siamo pieni di metallo. Razioni, una di carne a tutti, ma non ce n'è per tutti, vabbè. 11 di carne, va bene. Ah, abbiamo trovato 9 razioni. Ma fichissimo, dai che siamo quasi a 200. Ah, là è... la cittadina di Tepictoton. T'ho visto. Andiamo su, vediamo se riusciamo a commerciare qualche cosa, tipo delle... vabbè, ragazzi. Andiamo a prenderla. Metallo, vabbè.
Direi ci accampiamo, gli altri li raccogliamo domani, perché qua abbiamo già 26, per cui dobbiamo conservare 12. Quindi facciamo 8 e 4, 12. Vadi. Ok. Ok. Vabbè, cos'è? Ma che cos'è? È la sagra della pancetta affumicata qua. Farò che dare due razioni di cibo a tutti. Cioè due unità di carne a tutti. Abbiamo così tanta carne che non riesco a conservarla di sicuro. Quanto abbiamo? 49, va, mareo. Allora, facciamo due unità di carne a tutti. Vai! Qualcuno salirà di livello. Lopez è al 12. No, aspetta, Lopez che è al 12, chi lo vuole? No, vai uno. 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 Iroenes, uno. Quanto cavolo di morale hanno? Incredibile. Solo ne calli ne ha poco, ma perché abbiamo ucciso il tizio. No, e ne avanzano ancora da conservare 36, per cui direi Lopez conserva e Pintado conserva, e mancano ancora 4, quindi conservi anche tu. Vada, 36 razioni e ho ottenuto due, solo due unità di carne. E nessuno ha preso morale. Vabbè, dai, abbiamo un morale comunque altissimo, incredibile, per cui non è che possiamo lamentarci della situazione attuale. Allora, cari ragazzi, vediamo se c'hanno qualcosa che vogliono venderci, tipo dei tesori. Volete darci dei tesori? Hanno davvero un po' di razioni, invece le... Dai, 200 tesori per 23 razioni ci sta. E un po' di medicine. No, ma è inutile che le commerciamo qua, lo otteniamo di meglio in altri posti. Allora, proverei invece ad andare su in cima a vedere se per caso è vero che mi sono perso qualcosa in quella direzione. Che può benissimo essere. Intanto ci sono casse ovunque qua, per cui... Ehi? Ah no, abbiamo finito i movimenti, appena prima di... Allora, caccia, caccia, caccia. Questo è il signor pattuglia. Questo è il signor caccia. Una di carne a tutti. Dov'è il signor carne? C'è qualcuno che ha un pezzo di carne? Sì. Ok. E vado così. Consumato 12 razioni. Però abbiamo trovato 11 di carne da voi. Il maialino l'ho visto. T'ho visto. Ok, allora continuiamo un po' in qua a vedere se troviamo roba. Qua è pieno di... Ma perché se uno non passa per un po' da una parte continuano ad accumularsi le cose. Oh, due di olio, li ho visti. Quando per un po' non passi in una zona, vabbè, che storia. È la patria del Bengodi. Oh, 26. Come possiamo fare 26? 27. Facciamo così, dai. 26 razioni, 8 di carne, va bene. Allora. C'è anche un lago, ma non so se è il lago quello che ristora i punti o se è il lago quello dell'idolo strano. Mi sa che è solo quello dell'idolo che abbiamo preso. Allora, andiamo in qua. No, mi sa che non c'è niente qua, me lo sono sognato. Non c'è niente. Me lo sono sognato malissimo.
Allora, caccia, caccia, caccia. Diamo razioni a tutti. E ne avanzano 32 ancora. Facciamo 10, 20, 32. Però è pieno di casse qua, guardate quanta roba. Olio. Prendiamo anche un po' di erbe, già che sono qua. E poi andiamo giù alla fortezza a sto punto, che già che ci siamo avvicinati. Adesso abbiamo un sacco di carne da conservare di nuovo, di sicuro. No, solo 15, ok. Allora. Facciamo 14 e uno mangio doppio. Tu mangi doppio, dai. Vai. 10 di carne, va bene, ci sta. Ne siamo 266 comunque. Lascia stare, va che roba. Ah, ecco, possiamo commerciare effettivamente qua con i nostri. Allora, vediamo un attimo. Medicine, quanto ce ne prende? 7. Ok. Fa mediamente schifo. Razioni invece? 14, fa veramente schifo. Nulla. Ciao, andiamo dai Totonacchi che ci danno dei prezzi migliori. Allora, andiamo un attimo qua. Oh, 7 di petrolio, molto buono. Come si è messi tra l'altro in inventario? Ok, dobbiamo fare ancora due lanterne. E dovremmo riuscire a farli. Qua, se vado là, posso solo offrire da bere ai tizi, vero? C'è qualche informazione? No. Preghiamo. I seguaci P hanno voi vinto morale, ok. La caserma come è messa? 500 soldati, che è il massimo, probabilmente. Allora, depositiamo tutto qua. Mi pare che l'achievement sia di tornare in Spagna con 50.000 tesori. Noi siamo solo a 20.000, per cui. Neanche 20.000 in realtà. Quanto? 17-18.000 forse. Dovremmo commerciare ancora per un po' di tempo. Dai, 209 teniamo. 17.000, 900. 18.000, va. Miguel Sicario, il tizio che è tornato qua. Ci racconta delle cose. Dai. No, non voglio metterlo nel mio gruppo, però, Miguel Sicar. Papantla, sepolcro, sepolcro, tempio della morte l'abbiamo fatto. Questo è il coso di Gutiérrez. Niente, direi che ci vediamo al territorio dell'Amazzonia, allora, che ne dite? Interrompiamo l'episodio qua. No, aspetta, facciamo così. Facciamo un mezzo truschino. Allora, accampiamoci qua. Un'unità di carne a tutti. Adesso i nostri cacciatori. Caccia. Pattuglia. Abbiamo perso 20 unità di corda. Chi se ne frega. Abbiamo trovato 4 di medicina e 11 di carne. Ok, allora torniamo qua. Abbeveriamo i cavalli. Appascoliamo, va bene. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.